Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Sono Pietro Buarren, oggi nuovamente su Euro Truck Simulator 2 per un nuovo episodio della serie. Oggi mi trovo esattamente a Reykjavik, in Islanda. Tocca fare una consegna che mi vedrà impegnato fino a raggiungere il piccolo villaggio di pescatori chiamato Stykkishólmur. Oggi ho ripreso anche possesso di questo Volvo. Questo è un Volvo FH16, un bel trattore stradale 4x2 che vi avevo comunque già mostrato in un precedente gameplay. Come potete vedere, mi sono munito anche di questo speciale rimorchio, tutto brandizzato Transisole, perché questo è un altro viaggio per conto dell'azienda. Ovviamente sono in Islanda per via della Promod che vi avevo portato nel precedente gameplay. E quindi direi di non perdere altro tempo, regoliamo il navigatore, accendiamo il motore, impostiamo la marcia e via. Andiamo a caricare la merce. Oggi un trasporto di carbone. Ok, e nel frattempo facciamo due chiacchiere. Ragazzi, si torna nuovamente su Euro Truck Simulator 2. Oggi, come potete notare, si affronta un'altra mappa, un altro territorio. L'Islanda, se vi ricordate bene, ve l'avevo portata in un paio di precedenti episodi della serie, perlomeno. Fino a quando la vecchia ProMod era compatibile con la precedente edizione, però vi avevo mostrato una parte dell'Islanda, quella forse più comune, cioè quella con dei territori piuttosto nevosi, ghiacciati. Però vi andavo dicendo che è un territorio particolare perché una parte del territorio dell'Islanda presenta anche una temperatura piuttosto mite e come potete vedere Reykjavik appartiene proprio a quella fascia di territorio dell'Islanda, come potete vedere, priva di neve, di ghiaccio, quindi una temperatura sicuramente molto più ospitale, direi. E la prendiamo. Velocità e via. Allora, mi sto recando, come potete notare, a prendere in consegna un carico di carbone. Perlomeno questo è quello che devo caricare nel rimorchio per il contratto che vorrei portarvi oggi. E andiamo ad accettare il lavoro. Carico. Eccolo qua. Carbone. Sono 24 tonnellate di carbone che devo trasferire da Reykjavik a Stykkishólmur. Questo è più o meno il percorso che andrò a fare oggi. C'è da fare però una precisazione. Mi colpiva molto una zona però dell'Islanda che non avevo ancora raggiunto. E che si trova più o meno qui. Quindi, prima di andare a destinazione a Stykkishólmur, farò una piccola deviazione per poi, ovviamente, tornare indietro e consegnare il carico. Giusto per farvi apprezzare anche uno scorcio di panorama davvero molto bello da vedere. Quindi, accettiamo il lavoro. E allora, vediamo un po'. Eccolo là, la zona di carico, via.
Ok, ci siamo. Vediamoci meglio di qua. Pallina indietro. Perfetto, spegniamo il motore, mettiamo anche il freno di stazionamento e prendiamo in consegna il carico. Passa giusto una mezz'oretta, un'oretta che venga caricato il carbone. E via, andiamo ad affrontare questo viaggio. Ragazzi, togliamo anche il freno di stazionamento. Perfetto, via. E quindi ragazzi, rispetto al gameplay precedente, oggi si cambia totalmente location. In privato, ero comunque rimasto più o meno nella zona della Siria, quindi avevo fatto un'altra consegna, poi ho deciso di cambiare area. Ovviamente vi sto parlando mi sto collegando all'episodio precedente, nel quale aveva avviato il primo viaggio per conto dell'azienda dopo l'installazione, ragazzi, della ProMod, la 2.65. Però avevo voglia ovviamente di esplorare altri territori e ho pensato di fare nuovamente un saltino in Islanda, che tanto mi era piaciuta nella vecchia ProMod, anche se io avevo guardato dell'Islanda molto la parte più ghiacciata, più nevosa, diciamo, del territorio islandese. Questa volta invece mi spingo a Reykjavik, cioè nella capitale, e mi accorgo, come potete ben notare, che il clima è sicuramente più temperato, più mite. E ho accettato chiaramente di fare una consegna di carbone presso il piccolo villaggio di pescatori di Stixholm. Facendo un po' di storia, Stixholm è un piccolo villaggio di 1000 anime, tra l'altro. Però è anche molto, tra virgolette, molto famoso e gettonato nel turismo islandese, perché è molto, molto gradevole. Ci sono parecchi panorami, scorci da guardare, è una sorta di quasi un paesaggio da cartolina. In ogni caso, in questa consegna farò anche, ripeto, una piccola deviazione durante questo percorso, perché tutto sommato la distanza tra Reykjavik a Stixholm non è elevata, per cui vi voglio concedere questo piccolo strappo al percorso, quindi farò una piccola deviazione, giusto e poi tornerò ovviamente indietro, giusto per farvi vedere uno scorcio di panorama che si trova vicino Arkanes, un'altra località islandese. Ovviamente il percorso non è stato tracciato nel navigatore, ma mi basterà, diciamo, fare una variazione al percorso perché lo stesso navigatore si reimposti per farmi tornare indietro e poi farmi nuovamente riprendere la strada che avevo, tra virgolette, sbagliato, diciamo. Ecco, questo è uno dei vantaggi di Eurotrack e dell'uso di questi congegni.
Ho sempre detto, è una delle mappe, delle località, delle nazioni più belle, secondo me, dell'intera Promondi. Questo è un mio giudizio personale. Perché per l'appunto il territorio si compone di due microclimi completamente opposti ed è davvero spettacolare la cosa. Indubbiamente la parte più nevosa, più ghiacciata è quella sicuramente più appariscente, però anche la parte più temperata, più mite, ha il suo perché. Allora, nel frattempo siamo arrivati a Westerland. Ok. Allora, in teoria il navigatore mi impone ovviamente di proseguire per Borganes, diciamo così. Io invece faccio una cosa, faccio questa variazione, proseguo dritto e faccio questo breve percorso verso Akranes, giusto per fare questo. Ovviamente il navigatore si reimposta per farmi tornare indietro, ma era giusto per farvi vedere questo spettacolo, questo splendido panorama costiero, diciamo, e quindi anche una bella visuale esterna. Mi piace ogni tanto variare e quindi non fare semplicemente la sola consegna, ma anche. Spingermi a godere di un viaggio e quindi di apprezzare anche la location in generale. Queste sono zone in cui c'è molta attività agricola, chiaramente, come vi spiegavo in un precedente gameplay. E queste, ovviamente, queste piccole città vengono poi ad essere in qualche maniera raggiunte per ovviamente le risorse locali, ovviamente vengono raggiunte attraverso tutte queste attraverso altri villaggi, diciamo, che cercano in qualche maniera di portare risorse e generi di prima necessità in queste zone. Quindi devo dire che sono luoghi in cui c'è molto commercio e ci si aiuta e ci si dà una mano a vicenda. Allora, io adesso devo seguire nuovamente il navigatore perché devo riprendere ovviamente la rotta che avevo tracciato per andare a Stigsholmor, ovvero sia il luogo di consegna di questo carbone.
E allora non sbagliamo la rotatoria stavolta. Quindi per Borganes e via. Tra l'altro per Borganes poi proseguiremo per una strada tra l'altro anche poco asfaltata, anzi non asfaltata per nulla, quindi già il cartello mi avverte di fare attenzione. No, ma guardate che spettacolo, una cartolina, ragazzi. Indubbiamente, il lavoro dei Molder è stato, come dico sempre, impressionanti. Hanno ricreato degli scenari e delle mappe molto molto ben curate. E come dico sempre, ma questo ripeto un mio giudizio, l'Islanda è stata sull'Islanda è stato fatto un grandissimo lavoro a livello di dettaglio. Ci saranno sicuramente altre località che meritano, però non è male. Ragazzi, come potete notare, ho ripreso il Volvo anche per ovviamente non lasciare troppi mezzi inoperosi, perlomeno tra quelli di mia proprietà e che non fanno parte ovviamente delle attrezzature che lascio ai miei autisti. Per cui ogni tanto riprendo anche i vecchi camion, vecchi tra virgolette. Ripeto, riprendo anche i camion che magari sono rimasti inutilizzati per un po' di tempo, anche in privato stesso. Avevo due scelte, potevo prendere anche lo Scania, però il Volvo l'avevo operato anche lui poco, pochissimo, per cui ho ripreso proprio l'FH16. Qui adesso procederemo per una strada completamente non asfaltata, quindi si balla parecchio. Già sento tutte le vibrazioni, ovviamente.
Ecco perché ovviamente la Promondo è una delle chicche più belle delle mappe, perché oltre ovviamente a percorsi per così dire easy, semplici, autostradali, eccetera, vi si possono presentare anche delle tratte particolari, con queste difficoltà, anche se ce ne sono sicuramente di molto più. Molto più complicate, ve l'assicuro. Attenzione qui. Ok, castello per Stixholmor, via. Ci siamo. Ok, perfetto, via. Quindi non ci addentreremo proprio all'interno della città, però già si può intuire sicuramente il dettaglio di questa città, molto colorata, molto gettonata, ripeto, a livello di turismo, da quello che ho avuto modo di vedere, di leggere anche. E allora fermiamoci qua. Andiamo a parcheggiare adesso. Ok. Troviamo il parcheggio qui davanti, comodo comodo e via. Sotto questa pensilina. Ok, premiamo il stazionamento, spegniamo il motore e scarichiamo la merce. Prendiamo ovviamente anche la nostra esperienza e adesso ragazzi facciamo i saluti, via! Ragazzi, che dire, spero che anche questo episodio qui su Euro Truck Simulator 2 vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta da parte mia. Ciao ciao ciao!